Benvenuti al quinto episodio di Il manga della settimana. Iniziamo subito con i manga. Allora, anche questa settimana non c'è stato nessun capitolo particolarmente eccezionale. Sono stati tutti dei capitoli buoni, diciamo così, tranne uno che mi ha deluso davvero tanto. E passiamo subito alla classifica. Il capitolo in ultima posizione è Tutor Hitman Reborn. Perché? Vi ho parlato nella volta scorsa che io mi aspettavo che sarebbe successo chissà cosa, un colpo di scena, una battaglia finale. Invece no, è finita qui. Cioè, la maledizione degli arcobaleno è stata tolta, anche se gli arcobaleno non sono tornati grandi, sono ancora dei bambini, tranne l'Al Mirce. Lei è l'unica che è tornata grande, spiegano anche perché. In pratica, siccome su di lei la maledizione era meno potente, sono riusciti a toglierla del tutto, mentre sugli altri sono riusciti a toglierla solo in parte. Quindi la maledizione è stata rimossa, però loro non torneranno grandi finché non cresceranno. In pratica adesso loro inizieranno a crescere normalmente col passare del tempo. Comunque, la cosa che mi ha deluso è questa, perché è semplicemente un capitolo di transizione solito di Tutor Hitman Reborn, c'è sempre questo tipo di capitolo alla fine di una saga, però non lo so, io mi sarei aspettato una battaglia finale epica come quasi tutte quelle che ci sono state in Tutor Hitman Reborn, tipo la battaglia del futuro, oppure quella della saga dei Simon, però è finita così, senza niente praticamente. L'unica battaglia bella è stata quella contro Jagger, ma anche quella è durata un capitolo. E quindi niente, la saga finisce e tanti saluti. Si vedono alcuni membri, diciamo, alcuni personaggi che sono finiti all'ospedale. Ah, l'unica cosa interessante è che Squalo e Byakuran sono vivi. Uno dice come fanno a essere vivi? A Squalo gli avevano trapassato il cuore e a Byakuran gli avevano strappato gran parte degli organi interni. Diciamo che Mamon ha usato un sistema praticamente uguale a quello di Mukuro per tenere in vita Crome. Crome o Crone? Vabbè, lasciamo stare. In pratica ha sostituito i loro organi con delle illusioni. Il fatto è che Squalo l'ha fatto gratuitamente, a Byakuran lo fa pagare ad ore. Vabbè, comunque il voto che ho dato a questo capitolo di Tutor Hitman Reborn è 4,5. Gli avrei dato un voto più alto, gli avrei dato 6, però la delusione per come si è conclusa la saga è un po' troppo grande per dargli un voto decente. Poi, al quarto posto abbiamo Naruto. In pratica, in questo capitolo, più che altro, questo è un capitolo di spiegazione. Spiegano cosa vuole fare Madara, nel senso, si sapeva già cosa voleva fare, però lo spiegano in maniera un po' più approfondita. Non ve lo vado a spiegare perché sarebbe un po' troppo complicato e ci metterei un bel po' e non posso fare un video di mezz'ora. Vi dico soltanto che l'obiettivo, il vero obiettivo obiettivo di Obito è quello di riportare in vita Rin e creare un mondo in cui lei sia viva, in cui Kakashi non l'abbia uccisa praticamente. E quindi qui loro tre vivono felici. Poi l'unica cosa che si vede, a parte queste spiegazioni, a parte Madara che spiega come vuole creare questa illusione. Ah, e una cosa interessante che c'è stata è che avete presente la parte nera di Zetsu? Quella è una specie di emanazione di Madara. Non è forte come Madara, però diciamo che ne rappresenta la volontà, da quello che ho capito. Il capitolo si finisce con Obito che si presenta da Pain, da Nagato, e gli dice che di essere Madara Uchiha. Uchiha? Uchiha? Vabbè, lasciamo stare. Pronunce giapponesi zero. Comunque, il voto che ho dato a questo capitolo di Naruto è 6, cioè la sufficienza, perché non succede molto, non succede niente di particolarmente interessante. Non c'è nessuna rivelazione sconvolgente, niente di niente. Però è un capitolo normale. Poi,
Al terzo posto abbiamo Fairy Tail. Fairy Tail. In questo capitolo in pratica non è successo quasi niente. Però io ho dato un 6, io ho dato un voto un po' più alto. Stavo per dirvi il voto adesso, molti l'avranno già capito, però ve lo dico alla fine. In pratica che succede? Inizia lo scontro. Già ci sono le prime vittime, ad esempio i membri dei Tricerberus, o i quattro pupi, come li hanno chiamati, sono proprio andati, li hanno eliminati tutti quanti. È un peccato perché mi stavano molto simpatici, però durante queste Olimpiadi sono stati massacrati in una maniera assurda, assurda. Quindi niente, l'unica cosa che mi ha fatto dare un voto un po' più alto a questo capitolo è che il fatto che cosa si ci aspettava dal team di Fairy Tail? Che andasse in giro a sconfiggere tutti. Invece no, loro stanno fermi al centro della piazza senza muoversi. All'inizio non si capisce perché. Poi la prima master, e qui arriviamo al bello, dice che lei aveva già previsto tutto quello che sarebbe successo. In pratica, lui aveva previsto. Boom. Lei aveva previsto chi avrebbe sconfitto chi e quando. E in base a questo ha, diciamo, ha pianificato una strategia con cui crede di riuscire a vincere il torneo. E già l'ha spiegata al team, quindi loro stanno semplicemente seguendo la strategia. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto perché fa capire che il Master di Fairy Tail non è soltanto potente dal punto di vista magico, ma anche una capacità strategica eccezionale. E non sono curioso, sono proprio ansioso di vedere qual è questa strategia che ha consigliato. Praticamente il capitolo finisce con il team di Fairy Tail che sta combattendo, che finalmente inizia a muoversi. Natsu, Mira e Wendy che riescono a entrare grazie a Mira che si trasforma in una guardia e finge di averli catturati. E poi si vede la principessa di Fiore, che non so bene che ruolo abbia, credo che sia la prima volta che compare, se non sbaglio. E a quanto pare lei ha conoscenza del piano dell'eclissi, che ancora non ho capito se il piano dell'eclissi è lo stesso di cui parlava il generale. Quello della porta, di aprire un portale verso 400 anni fa. Non so se è la stessa cosa. Però lei lo chiama piano dell'eclissi numero 2. Boh. Comunque, il voto che ho dato a Fairy Tail è 6,5. Ora, passiamo agli ultimi due capitoli di questa settimana. Al secondo posto c'è Bleach. Ebbene sì, questo capitolo, secondo me, sarebbe potuto andare in prima posizione, ma per un difetto. Siccome la differenza tra il capitolo in seconda in posizione e quello in prima posizione è solo di mezzo punto, è bastato questo difetto a farlo cadere in seconda posizione. In pratica, cosa succede? Si scopre chi è arrivato Ichigo, non è arrivata la divisione numero 0. E la prima cosa che fa Ichigo appena esce è andare da Byakuya. Che io credevo personalmente Byakuya fosse già morto, perché mi sembra che lo dicessero che Byakuya è morto. Però a quanto pare è ancora vivo, anche se, diciamo, in punto di morte. Ormai è quasi certo che non si salverà. In pratica Byakuya mette da parte tutto il suo orgoglio e chiede fondamentalmente a Ichigo, prega Ichigo di salvare la Soul Sota, la Soul Sota, la Soul Sota. Non riesco a dirlo, chiede a Ichigo di salvare il mondo degli Shinigami e anche il mondo degli umani. Non so perché non riuscivo a dirlo, boh. E in pratica c'è Ichigo con questa faccia incazzatissima che arriva davanti all'antagonista. E proprio c'è questa immagine, l'immagine finale è bellissima, cioè è indescrivibile questo capitolo perché contiene pochissimi dialoghi. Però molte immagini epiche, anche se non epiche a livelli stratosferici.
Comunque, un bellissimo capitolo. L'unico motivo per cui io ho abbassato leggermente il voto è perché hanno fatto lo stesso errore di qualche capitolo fa. Cioè, questo capitolo può essere riassunto, quando trasformato in anime, in 5 minuti. È troppo poco. Non gli ho abbassato di tantissimo, però, perché questi 5 minuti potrebbero essere allungati con dei flashback di Byakuya Ichigo. Quindi ancora si può sopportare. Naturalmente non bisogna esagerare con i flashback, se no poi diventa un rompimento di scatole. Non gli ho abbassato il voto di tanto, io l'ho abbassato di mezzo punto, ma è bastato questo mezzo punto a farlo passare in seconda posizione. Quindi, il voto che ho dato io a questo capitolo di Bleach è 7 meno. E adesso passiamo al primo capitolo, al primo posto di questa settimana, cioè il migliore, ed è stato il capitolo di One Piece. Sì, questa è la prima volta che un capitolo di One Piece finisce nella prima posizione del manga della settimana. In pratica questo capitolo mi è piaciuto molto perché è divertente, è abbastanza divertente, e c'è diciamo qualche piccola rivelazione. In pratica si scopre che il drago che ha incontrato Rubber e Moronosuke. No, Momonosuke, scusate. Cioè il figlio del samurai. La cosa sinceramente già me l'aspettavo, però così ne siamo certi. Si scopre come è diventato un drago. In pratica lui ha mangiato un frutto del mare artificiale creato da Cesare. Lo sapete che io il tizio scienziato lo chiamo Cesare perché il suo nome mi fa un po'. Cioè il suo nome non mi piace per niente, quindi lo cambio. E niente, semplicemente Rubber scappa da questo posto grazie a Momonosuke, che a quanto pare è in grado di volare. L'unica cosa che mi è venuta a chiedermi è perché se sa volare non è scappato da solo, ma è rimasto lì per giorni e giorni a morire di fame. Anche se c'è da dire che lui non vola subito, diciamo forse vola per, come dire, quasi senza accorgersene. Per istinto, diciamo, vola per istinto alla fine. Poi vediamo cos'altro succede. Niente, c'è Rubber che vuole andare a sconfiggere Cesare. Zorro che si, diciamo, dice agli altri che affronterà lei, l'assistente di Cesare. Per siccome lei ha un Roja, io non avevo capito che lei avesse un Roja, sinceramente, non ci avevo fatto attenzione a questo particolare. Quindi è molto più potente di quanto pensassi, perché di solito chi ha un Roja ha una potenza enorme. Comunque è un bel capitolo, non ho detto tante cose che avrei potuto dire, però questa rubrica non serve a fare un riassunto dei capitoli, ma a dire soltanto quello che ne penso. L'ultima cosa che mi rimane da dire è che sembra che Smoker stia riuscendo a battere Vergo. Non si vede praticamente niente della loro battaglia, si vede soltanto un riquadro, diciamo così. Però sembra che sia in vantaggio. Quindi, il voto che ho dato a questo capitolo di One Piece è 7. Niente, è finito anche qui il quinto episodio del manga della settimana. Come avrete notato, l'ho spostato a domenica. Sì, alla fine ho deciso di spostarlo sul serio di domenica perché, diciamo, mi veniva un po' più comodo da registrare. Quindi, ci vediamo col prossimo video e ciao a tutti!